un censimento delle coperture in amianto che si trovano nei capannoni e nelle strutture produttive in provincia di Lucca. L'iniziativa gratuita, che gode del patrocinio dell'Osservatorio Nazionale Amianto, è stata presentata da Conflavoro Piccola e Media Impresa e da Antea, azienda lucchese specializzata nel settore. Il progetto, oltre a sensibilizzare gli imprenditori sul problema amianto e a fornire un rapporto sul grado di pericolosità delle coperture presenti negli edifici artigianali o imprenditoriali, mira a fornire gratuitamente la consulenza per la loro rimozione in sicurezza, anche alla luce degli ultimi incentivi nazionali e regionali. In più, alla fine del censimento, saranno resi pubblici i risultati sul grado complessivo di pericolosità dell'amianto in provincia di Lucca. Le strutture in amianto, l'Eternit in particolare, sono pericolose quando si trovano in condizione di disfacimento. L'inalazione delle microfibre può infatti provocare tumori all'apparato respiratorio. La produzione di Eternit è vietata dall'inizio degli anni 90, ma il pericolo c'è tuttora, perché sono moltissime le coperture in fibrocemento ancora esistenti e perché i tempi di incubazione della malattia sono molto lunghi. Uno dei problemi è il fatto che il periodo di incubazione, vale a dire il periodo che intercorre da quando si è esposti alla malattia, è molto lungo. Quindi tuttora, anche se ovviamente questa sostanza non è più in utilizzo ed è assolutamente vietata, stiamo scontando il fatto di avere ancora delle persone che possono ammalarsi e morire perché in passato sono state esposte. Ecco perché è importante parlarne, intervenire e che siamo tutti sensibilizzati a questo problema. Chi vuole aderire al progetto è pregato di contattare il numero verde 800 911 958 presso la sede di Conflavoro Lucca.